Stalking, 50enne arrestato dai carabinieri di Caltanissetta. Concorsi al comune, ricorsi di due candidati al Tribunale Amministrativo Regionale. Eletto il capitano della Real Maestranza e Giuseppe Mangione degli Idraulici. La lotta al randagismo inizia da te, parla l'assessore Cettina Andaloro. Calcio Serie D, il Canicattì si impone al Mazzola di San Cataldo. Eccellenza, prima vittoria della Nissa contro la Parmonval al Palmintelli. Bentrovati, Stalking, un cinquantenne arrestato dai carabinieri di Caltanissetta. L'accusa è di avere perseguitato ripetutamente la ex compagna, non avendo accettato la fine della loro storia. Ed è infatti per il reato di stalking che un nisseno di 50 anni è stato arrestato su disposizione del GIP GGO Marmodica e condotto in carcere dai carabinieri di Caltanissetta. Secondo l'accusa, l'indagato aveva contattato la ex ripetutamente via telefono e attraverso messaggi, non lesinando però insulti anche a sfondo sessuale, minacciando di bruciarle l'auto e anche di ucciderla con l'acido. Lo scorso 11 settembre l'indagato aveva pure detto al padre di voler uccidere la donna e poi era uscito di casa armato di un coltello. In un paio di occasioni, sempre secondo la ricostruzione accusatoria, l'uomo si era presentato sotto casa della donna e anche della madre di quest'ultima, rivolgendo sempre minacce all'ex fidanzata. Una situazione che è stata denunciata dalla persona offesa ai carabinieri, i quali hanno subito avviato le indagini coordinate dalla procura nissena, che ha chiesto e ottenuto l'applicazione della misura cautelare. Ora si attende che l'indagato, difeso dall'avvocato Pietro Pistone, venga interrogato dal GIP Modica. San Cataldo segnalato all'autorità giudiziaria dopo un incidente a Pizzo Carano. Un giovane sancataldese di 25 anni è stato denunciato a piede libero dai carabinieri per essersi messo alla guida della sua auto sotto l'effetto di alcol e avendo assunto anche sostanze stupefacenti. Il giovane era rimasto coinvolto in un incidente autonomo mentre percorreva via Forlanini. A un certo punto ha perso il controllo del mezzo che ha sfondato una ringhiera, piombando poi nel mezzo di un cortile dopo un salto nel vuoto di alcuni metri. Il giovane è stato anche trasportato all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta, ma fortunatamente non ha riportato ferite gravi, solo che le analisi fatte eseguire dai militari dell'arma hanno riscontrato la presenza di alcol e stupefacenti. Da qui la denuncia a piede libero eseguita dai carabinieri della tenenza sancataldese. Accesa lite per un parcheggio a Caltanissetta, si è reso necessario l'intervento della polizia. Alla fine i chiarimenti e le scuse hanno riportato tutto alla normalità, ma si erano vissuti attimi piuttosto caldi in via Lombardo Radice, dove un paio di residenti della zona nel pomeriggio di domenica hanno dato vita a un faccia a faccia movimentato. Il tutto, secondo quanto emerso finora, a causa di un parcheggio conteso, con ognuno dei due che ne rivendicava il diritto senza volersi tirare indietro. La lite ha assunto toni forti, tanto che in strada sono scesi anche i familiari dei due protagonisti, con il rischio che la situazione degenerasse in una rissa. Altri abitanti di via Lombardo Radice però si sono accorti dell'accaduto e hanno subito chiamato il 112. Sul posto è arrivata rapidamente una volante della polizia e gli agenti sono riusciti a calmare gli animi evitando che la situazione degenerasse. Concorsi al comune di Caltanissetta, ricorsi di due candidati al Tribunale Amministrativo Regionale. Due candidati hanno presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale sugli esiti dei concorsi per l'assunzione di personale per ruoli vari al Comune di Caltanissetta. Una situazione che al momento può bloccare l'iter del reclutamento di 38 unità di personale, nonostante le prove si siano ormai definitivamente concluse e le graduatorie siano state già pubblicate. Presentando i ricorsi, infatti, viene chiesta anche la sospensione dei provvedimenti riguardanti appunto le assunzioni, in attesa che il TAR faccia le proprie valutazioni ed emetta un provvedimento di accoglimento o rigetto. Da parte sua, il Comune ha presentato opposizione ai due ricorsi. Già in precedenza, la GGL Funzione Pubblica aveva sollevato dubbi su alcuni particolari della procedura di concorso in merito alla soglia di sbarramento che non era stata inserita nel bando. Abbiamo contattato il Comune per approfondire la notizia, ma non abbiamo ricevuto risposta e restiamo a disposizione qualora l'ente voglia intervenire. È stato eletto il nuovo capitano della Real Maestranza e Giuseppe Mangione degli Idraulici. Sarà Giuseppe Mangione il nuovo capitano della Real Maestranza. Appartenente alla categoria dei lattonieri idraulici,
Mangione è stato eletto all'unanimità da tutta la categoria nelle votazioni che si sono tenute nella parrocchia Regina Pacis, nella benedizione del parroco nonché guida spirituale della categoria Don Enzo Genova. Le altre cariche che sosterranno il capitano sono lo scudiero Aldo Bellomo, l'alfiere maggiore Francesco Mulè, il portabandiera storico Domenico Cardillo, il portabandiera Marcello Melfa e l'alabardiere Vincenzo Milazzo. Nella serata dell'acclamazione erano presenti il presidente della categoria Lattonieri Idraulici Angelo Palermo, il presidente dell'associazione di Almestranza Giuseppe Tumminelli e il gran cerimoniere Gianni Taibbi. Sarà una bella esperienza, io lo auguro di fare una buona figura e quindi sono grato di fare il capitano. La famiglia è contentissima anche perché ho due figli meravigliosi che mi collaborano e quindi sono contenti di loro. Io spero che i ragazzi facciano una buona cosa e si va avanti con l'RM Stranz. Speriamo che i giovani si mettano pure vicini a noi. Sono felice per la sua proclamazione, anche perché da sempre ha fatto parte della categoria degli idraulici e io l'ho sempre appoggiato nella categoria, anche nel lavoro. Nella nostra categoria ci mettiamo sempre d'accordo un po' tutti come una famiglia, e questo perché vogliamo che sia una categoria unita. E siamo arrivati a una conclusione guardando i requisiti di ogni singola persona, roba varia, e siamo riusciti ad avere un capitano e tutte le cariche capitanali con l'accordo di tutti. E la sensazione è qualcosa di molto bello perché stiamo facendo un cammino, ci stiamo sforzando di camminare insieme proprio per fare una esperienza fondamentalmente di comunione all'interno della Chiesa. E quindi la sensazione è di un qualcosa di bello che deve venire fuori, e anche perché l'aria che si respira all'interno della categoria è molto bella, è un grande spirito di solidarietà, un grande spirito di comunione. Solidarietà alle donne iraniane, iniziativa Caltanissetta in Viale della Regione. Anche Caltanissetta in sit-in in Viale della Regione all'interno dello Stadio Palmintelli, studenti e studentesse e cittadini, rappresentanti delle associazioni e delle istituzioni, proprio come le 158 città d'Italia di sabato scorso, per esprimere solidarietà alle donne e agli uomini che lottano contro il regime iraniano. Una mobilitazione nata in città dall'iniziativa promossa dall'associazione Onde Donne in Movimento. Siamo qui perché abbiamo deciso di sostenere la protesta delle donne iraniane, la loro richiesta di maggiore libertà. A loro si sono unite anche gli uomini iraniani ed è forse la prima volta che questo avviene. È una protesta forte contro la brutale uccisione di una ragazza di 22 anni, Masha, colpevole di non aver indossato bene il velo. Le ragazze non protestano contro il velo, protestano contro l'obbligo del velo. Siamo qui in solidarietà tutte le donne, perché quell'episodio che è successo a Teheran è veramente un episodio gravissimo, soltanto perché il velo era messo male, la polizia politica iraniana ha ucciso una donna. Questo noi lo combattiamo e lo combatteremo sempre, perché le donne vanno rispettate, ma non solo le donne, ma vanno rispettate tutti gli esseri umani. Per cui questi episodi che succedono all'interno di situazioni gestite da regimi totalitari sicuramente vanno combattuti in tutto il mondo. Lo slogan che ha attraversato il mondo è stato ripreso ed è donna, vita, libertà, tre parole chiave, con a fianco l'icona dell'immagine di una donna iraniana con i capelli liberi che si trasformano in simbolo della resistenza di un popolo sottomesso a un regime teocratico dove i diritti fondamentali sono violati ogni giorno. Messaggi di solidarietà, sostegno, fratellanza della città al centro della Sicilia, porta d'Europa. Politiche sociali, finanziato il reddito di libertà, l'assessore regionale Scavone, sostegno alle donne vittime di violenza.
È il Dipartimento delle Politiche Sociali a stanziare più di 234.000 euro fino a esaurimento dei fondi per finanziare il reddito di libertà. Obiettivo, sottolineato dall'assessore regionale Antonio Scavone, è quello di sostenere le donne vittime di violenza in un percorso di indipendenza economica per uscire dal bisogno e dal degrado. La misura, pubblicata dal Dipartimento regionale della Famiglia delle Politiche Sociali, è diretta ai comuni e ai centri antiviolenza con le strutture di accoglienza iscritte all'albo regionale. L'obiettivo è appunto quello di avviare un progetto in favore delle donne vittime di abusi e maltrattamenti, guardando all'occupabilità e alla potenziale creazione di attività d'impresa. Così dal canone d'affitto dell'abitazione o della propria attività lavorativa, all'acquisto di attrezzature, arredi, materie prime, fino alle spese di allaccio per le utenze e le polizze assicurative, come per le licenze, i permessi, le autorizzazioni, il reddito di libertà potrà essere impiegato per tutto questo. La richiesta della somma annua non dovrà superare i 10.000 euro per ciascuna donna. Ogni comune potrà presentare un numero di domande definito nell'avviso. I comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore ai 30.000 abitanti potranno presentare fino a 5 progetti personalizzati. L'istanza di contributo dovrà rispettare il contenuto delineato e dovrà essere presentata dal 10 ottobre fino al 31 ottobre 2022. Le richieste potranno essere presentate via posta elettronica certificata all'indirizzo Dipartimento Famiglia @mail.regione.sicilia.it. La lotta al randagismo inizia da te, parla l'assessore comunale Cettina Andaloro. La lotta al randagismo inizia da te è la campagna di sensibilizzazione lanciata dal comune di Caltanissetta contro il fenomeno che vede sul territorio l'abbandono indiscriminato di cani. Per sensibilizzare la cittadinanza, in concomitanza con la Fiera di San Michele, è stato creato uno stand proposto per fornire tutte le informazioni utili. L'obiettivo che ci siamo proposti è quello di informare più persone possibile sulla piaga che ancora c'è a Caltanissetta sul randagismo. Abbiamo cercato di sensibilizzare soprattutto i bambini, perché è da loro che deve nascere il cambiamento. I bambini sono molto curiosi, ci chiedono, sono tantissimi che ci chiedono cosa facciamo, che cosa vogliamo fare con i cani, se li prendiamo. E in effetti qua ne abbiamo trovati tantissimi anche in giro, cani vaganti, che con la nuova legge che è uscita quest'estate andranno a aumentare il numero dei cani in canile. Il randagismo nasce proprio da questa cattiva abitudine che hanno le persone di non sterilizzare, non tenerseli, abbandonarli, farli accoppiare. È una piaga che bisogna assolutamente smontare. Il fenomeno del randagismo è la cultura dell'animale, del cane come animale, diciamo, d'affezione, animale domestico, eccetera. Il pet, il famoso pet, ancora non è molto forte da noi. E quindi, diciamo, c'è un po' di indifferenza, manca l'empatia nei confronti di queste povere creature che soffrono davvero la fame, la sete, il freddo, il caldo, e quindi magari muoiono per strada tra atroci dolori. E purtroppo questo le persone non lo capiscono. Noi abbiamo cercato di spiegare un pochino come contrastare questo fenomeno, da dove parte. Semplicemente meraviglioso quando poi vediamo i piccoli che salviamo dalle strade partire al nord, dove trovano le famiglie, quindi dove poter trovare la giusta serenità per il cane. Sterilizzare il proprio cane, non abbandonarlo, adottare dal canile sono solo alcune delle azioni utili, e poi c'è anche un numero dedicato, lo 0934 74430, per le informazioni. Il Festival Miniera Sonde d'Arte, diversi appuntamenti fino a domenica. Si alternano le diverse forme d'arte in città, lavorando in sinergia con altre realtà siciliane, enti, fondazioni, coinvolgendo gli stessi cittadini, artisti e non solo, dalle mostre alla musica, dagli incontri alla poesia. I giorni di questa forzata clausura si offrono maestri al comprendonio duro di solito nelle nostre teste. Come sempre, alla libera coscienza il discrimine tra vita e schiavitù.
All'interno del Festival Miniera Sonde d'Arte si prevedono ancora diversi appuntamenti fino al 9 ottobre nel capoluogo nisseno, ma preannuncia l'organizzazione di ulteriori eventi anche nei prossimi mesi l'assessore alla cultura del comune nisseno, Marcella Natale. L'idea di questo progetto è proprio quella di creare una sinergia con la Fondazione Gesualdo Bufalino di Comiso e la Fondazione Leonardo Sciascia di Racalmuto. E naturalmente, considerando la centralità della posizione di Caltanissetta, che è sede del Parco Letterario Rosso di San Secondo, quindi partendo da questi tre grandissimi scrittori, ci si vuole aprire per ascoltare voci che provengono dall'esterno, quindi da altri luoghi della Sicilia, da altri luoghi d'Italia. E poi ecco, vorrei aggiungere anche che questo festival continuerà durante l'anno con diversi appuntamenti che saranno appunto o di letteratura o di musica o di teatro, però cercheranno sempre di sondare, di scavare dentro gli argomenti, proprio come si fa quando si scende in miniera. Cabaret Please con Alessandra Falci e Michele Privitera, martedì alla Margherita. Questo spettacolo è un excursus nel mondo della comicità, nel senso che partiamo dai nostri nonni, ecco, lo stile di vita a paragone con i giorni moderni, tutto sulla chiave ovviamente comica, come è il nostro duo. Ci sarà un alternarsi di sketch e di momenti di riflessione, sempre con la chiave ironica. Era così che Alessandra Falci annunciava ai nostri microfoni insieme a Michele Privitera qualche giorno fa lo spettacolo in programma nel quartiere San Luca il 21 settembre, ma spostato poi a causa del maltempo. Si esibiranno adesso martedì 4 ottobre con lo spettacolo Cabaret Please con la regia di Antonello Capodici. Nato qualche anno fa, dopo il premio vinto dai due attori nisseni al Festival della Comicità di Porto Empedocle e che dal 2016 viene riproposto nei diversi teatri siciliani. L'evento, che rientra tra le iniziative parallele fuori binari del Festival Miniera Sonde d'Arte, era stato organizzato dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Caltanissetta, coinvolgendo il Comitato di Quartiere San Luca. E domani accoglierà il pubblico, però, non più nel Giardino della Legalità, ma questa volta al chiuso, al Teatro Regina Margherita, alle 21. Sport, calcio, Serie D, il Canicattì si impone al Mazzola di San Cataldo, seconda sconfitta di fila per la San Cataldese tra le mura amiche. La San Cataldese incappa nella seconda sconfitta di fila tra le mura amiche. Stavolta a portare via i tre punti dal Valentino Mazzola e il Canicattì. In precedenza è stato il Sant'Agata ad imporsi a San Cataldo. Contro gli agrigentini, i verde amaranto sono apparsi nettamente in difficoltà, evidenziando una preoccupante involuzione di gioco e idee, soprattutto nella ripresa. Biancorossi in gol al 48esimo con Raimondi, una rete che galvanizza il Canicattì, abile a trovare poco dopo la via del raddoppio con Scalisi, che spegne definitivamente l'azione della San Cataldese, protagonista di una prova lontana dalla bella vittoria di Cittanova, ottenuta nel turno infrasettimanale. Al triplice fischio finale, l'esultanza dei canicattinesi a tre punti dalla vetta. Abbiamo sfruttato le nostre caratteristiche, avevamo studiato gli avversari bene, quindi faccio i complimenti al mio staff, al mio match analysis, al mio mister Zaconda. Quindi siamo stati bravi lì a sfruttare determinate cose. Cresciamo partita dopo partita, però come ho detto prima dobbiamo sempre lavorare con questa umiltà, dobbiamo avere coraggio sì, però dobbiamo lavorare sempre con questa determinazione, con questa voglia, e questi ragazzi si stanno impegnando al massimo. I risultati della terza giornata del Girone I di Serie D: Acireale Lamezia 1-2, Licata Catania 1-2, Santa Maria Sant'Agata 0-3, Ragusa Locri 1-3, Real Aversa Cittanova 1-1, San Luca Mariglianese 1-1,
San Cataldese Canicattì 0-2, Vibonese Castrovillari 1-1, Trapani Paternò il 26 ottobre. La classifica: Catania e Lamezia 9 punti, Real Aversa e Vibonese 7, Locri, Sant'Agata e Canicattì 6, Castrovillari 4, Paternò, Ragusa, San Cataldese 3, Cittanova, Marignanese 2, Trapani, San Luca e Acireale 1, Licata e Santa Maria 0. Eccellenza, prima vittoria della Nissa contro la Parmonval. La Nissa vince contro una Parmonval decimata da squalifiche e infortuni al Palmintelli. Risultato finale 4-0 e la squadra di casa avrebbe potuto mettere a segno il quinto gol, opportunità sciupata nel finale su penalty. Esordio positivo per l'allenatore Davide Boncore, giunto a Caltanissetta pochi giorni fa, dopo l'esonero di Alessandro Settineri. Bastano 7 minuti ai biancoscudati per passare in vantaggio e Azzara superare l'estremo difensore ospite lanciato da Ortiz. Fragile la resistenza degli ospiti al secondo affondo della Nissa, che al 14° raddoppia con Koulibaly. Nella ripresa, al quinto, i giovani della Parmonval subiscono il terzo gol, siglato da Azzara, autore di una doppietta. Alla mezz'ora il poker è servito da Morales, che fissa il punteggio sul 4-0. A 10 minuti dal 90° calcio di rigore per la Nissa, Ortiz dagli 11 metri non supera il portiere palermitano. A fine gara aria di grande festa tra i nisseni per il primo acuto. I risultati del girone A di eccellenza: Casteldaccia Acragas 1-1, Don Carlo Gela 2-2, Enna Cus Palermo 3-1, Leonfortese Mazzarese 0-1, Mazara Profavara 2-1, Nissa Parmonval 4-0, Resuttana Castellammare 1-3, Sciacca Oratorio Marineo 3-1. La classifica: Sciacca 12 punti, Acragas ed Enna 10, Don Carlo e Mazzarese 8, Casteldaccia e Mazara 7, Cus Palermo e Profavara 6, Nissa e Parmonval 4, Castellammare 3, Oratorio Marineo 2, Leonfortese e Gela 1, Resuttana 0. La partita dei biancoscudati vista dai tifosi al Palmintelli, umori e sensazioni dopo il primo successo in campionato. Buona la prima Nissa di Davide Boncore, che sconfigge il malcapitato Parmonval per 4-0. Il passaggio da Settineri al nuovo mister sembra essere stato assorbito dai giocatori, che hanno fatto una buona partita, e sia dai tifosi, che hanno incitato e sostenuto la squadra biancoscudata nel suo inizio di stagione non molto facile. Tra la tifoseria c'è chi è contento, chi cerca ancora qualche pedina fondamentale anche per il nuovo schema dell'allenatore e chi fa un'analisi di gioco. Ne abbiamo parlato con alcuni tifosi al fischio finale della partita. Ne penso veramente bene, essendo la mia prima partita in casa. Speravo in un bel risultato e mi sto divertendo. Forza Nissa! È una bella gara, bel primo tempo. La Nissa a me mi piace, anche che abbiamo perso delle partite, però vedo che ci sono i giocatori. Secondo me manca un bel attaccante. Dopo è una squadra, diciamo, una squadra che può andare anche ai playoff. La partita ha dato un chiaro segnale rispetto alle precedenti prestazioni della Nissa. Forse il cambio di guardia, quasi sicuramente da parte dell'allenatore, ma anche i giocatori hanno dimostrato che mancava qualcosa che loro avevano dentro, cioè la tecnica. È tutto, vi lascio al meteo e alle informazioni di pubblica utilità. Grazie per l'attenzione, appuntamento rinnovato alle prossime edizioni. Bentrovati a un aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo, giornata di martedì con l'alta pressione che sarà in rinforzo tra l'Italia e l'Europa centrale, garanzia di stabilità e bel tempo, tra l'altro con temperature in aumento. Sarà la classica ottobrata romana su tutta la nostra penisola.
una fase di bel tempo tipica della prima decade di ottobre. Cieli sereni o al più offuscati da innocue velature di passaggio, stratificazioni al nord. Nel dettaglio possiamo osservare difatti la giornata stabile con delle temperature che sul medio Tirreno, anche all'estremo sud, toccheranno i 26-27 gradi. Dettagli maggiori e approfondimenti scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo. Servizi di pubblica utilità. Farmacie di turno, Caltanissetta. Servizio diurno, Scarantino, via Paolo Emiliani Giudici. Servizio notturno, Croce Verde, viale della Regione,